Ancora Provedel sul colpo di testa di Sottilla. Belotti liscia il pallone. Io rido perché secondo me c'è un vetro sulla porta. Io ripeto, si è fatto male, sai? C'è Guendouzi che sbraccia, sì. Come a richiamare Isai, dici? Si toccava la coscia adesso, non ho capito. Qui fa una gran parata comunque. Sì, è davanti, è tutto riflesso, però era una palla colpita di testa. No, no, no. Si toccava la coscia, probabilmente aveva preso una botta prima. Madonna, guarda, quanti sono loro? Vabbè, ma tu non sei in grado di saper uscire qui. Dai, ecco, tieni sta palla e vedi che esci, dai! Luis! Che no. Pallaccia, mamma mia, che pallaccia, mamma mia, che pallaccia! E adesso il contropiede di Belotti in area di rigore, uno contro uno con Casale, Belotti va sul fondo e la palla in rete stavolta. Caiodé va sotto misura, in sacca il gol del pareggio al 60esimo, 1-1. Ragazzi, cioè, la cosa, abbiamo preso un gol in contropiede, ragazzi. Il gol più stupido del mondo. Per contropiede, perché io infatti lì purtroppo Luis Alberto, quella è una palla che va per Zaccagni, Luis Alberto la tocca, poi la prende proprio Caiodé. Qui Isai si addormenta un po' perché... No vabbè, no, stavolta non può fare niente Isai, semplicemente. No, è vero. Devi stringere perché la palla. Anzi, c'è uno che non ci arriva per pelo, che è Bertrand, sì. Ci arriva per pelo, so segna Bertrand. Mi dirai più che altro Casale, che forse poteva gestire meglio l'uno contro uno con Belotti, che non doveva far cross. Tra l'altro la prende anche male. Perché la prende anche male, la butta tanto sulla traversa. Impazzisco di rabbia perché un contropiede buttato così, chi esce? Cataldi ed entra Vesino. Rigore. Comunque si è persa quella palla troppo ingenuamente lì, dai. Troppo ingenuamente. Questa palla qua. Queste sono palle troppo complicate. Anche Vesino troppo mollo lì. Sul rigore, ma ha preso la palla, ragazzi. Vediamo la maglia. No, lo prende. Lo prende e poi prende la palla. Sì, lo prende. Sì, sì, sì. Sì. Oddio. Non lo so. Cioè, nell'intervento non prende mai pieno il giocatore. Poi con la palla ancora in gioco, lui fa col piede di richiamo, prende la calcia lì al pallone, ma siamo così sicuri che era rigore questo, ragazzi? Per me non è rigore, ma questa è classico situazione, se l'arbitro vede rigore la VAR non te lo toglie mai, perché giudica l'arbitro. È quello. Poi il discorso è quello. Poi possiamo poteva discutere. Anche non esserci come rigore, perché non mi sembra un rigore nettissimo, mettiamola così. Però insomma, la stanno guardando, non so che è comparsa la scritta. Anche ecco, c'è un giallo per cui così. Sì. Mio Guendouzi non lo so, c'è la no, invece confermato. Guendouzi secondo me protesta perché secondo lui sa subito fallo lui. Sì. Io non lo so, Cioè non mi sembra così netto il tocco sul giocatore, poi dopo col piede lui Romagnoli o Casale chi era, la palla la calcia nettamente. Nico Gonzalez contro Provedel, 11 metri 3-2, seguiamo chi avrà la meglio. Provedel addirittura dentro l'area di porta, ne esce solo adesso, fischia l'arbitro, parte con il mancino, palo! Il palo di Nico Gonzalez e siamo ancora vivi! Mamma mia! Ma com'è possibile, ragazzi? Ma quanti pali hanno preso oggi? Beh, ragazzi, questa la vinco per forza, sì. Che non mi dico fa ripetere, no, voglio un pazzino. Cioè, guarda, ragazzi, perché lo puoi far ripetere se chi entra, se chi gli invia il pallone è entrato prima in aria? No, i piedi sono tutti e due sulla linea. No, se chi no, ha toccato il pallone. No, chi rinvia il pallone. Di chi rinvia il pallone. Vediamo un po'. No. Ha vinco per forza. Sì, non posso non vincere questa partita. A questo punto sì. Non posso non vincere questa partita. Cioè. È scritta negli astri, porca miseria. Cioè, che errore, caffo. Ma sa che Nico Gonzalez non è il primo rigore che sbaglia. È il secondo. È il secondo. Dopo
dopo quello sbagliato. Sì, però ragazzi, mettiamoci a giocare un po' a pallone. Adesso abbiamo scherzato anche noi, va bene, ok, Torino, Firenze, tutto quello che vuoi, ma siamo la Lazio, cominciamo a giocare un po' sta partita e basta, mettiamoci un attimo a giocare sta partita. Stiamo facendo una partita che sembriamo veramente la Cremonese. Io un po' mi sono stufato, dai, sinceramente mi sono stufato. Sì, cominciamo a metterci un attimo, c'è Luis Alberto, c'è Immobile, c'è Felipe Anderson, ci stanno, da un punto di vista del gioco, ridicolizzando. Beh, ci stanno mettendo in grossa difficoltà. Giochiamo sta partita, mettiamo palla a terra e proviamo a fare qualcosa, perché a me te fa ste figure, sinceramente non mi va. Poi, no, no. Eccolo là. Il gol di Bonaventura. Era fuori gioco? Il gol di Bonaventura, primo tiro. No, respinta di Provedel e Bonaventura sotto misura in sacco. E dai, ragazzi, ma dai, è una cosa vergognosa. La partita di oggi è, per quello che mi riguarda, poi ci possiamo scherzare, la più vergognosa che ho mai visto nella storia della Lazio. Ridicolizzati dalla Fiorentina per 70 minuti e mai risultato è più meritato. Ma dai, su, c'è poco da aggiungere, nel senso che anche qui Arthur, lasciato dire con troppa facilità, la palla che si abbassa all'ultimo, non so se è deviata, Casale copre con l'intervento un po' deviata. La devia, poi sì, si fa quel che può, a Bonaventura. Sì, prima di tutti. C'è poco da aggiungere perché quattro pali, due miracoli del portiere, rigore sbagliato, cioè realmente troppa Fiorentina e pochissima Lazio, veramente senza gioco, senza costruzione, senza un'idea, veramente niente. Una vergogna, per quello che mi riguarda una partita vergognosa. Adesso vediamo, mancano 20 minuti, vediamo se riusciamo a mettere un attimo palla a terra e provare a giocare, ma io una partita così dalla Lazio veramente è una cosa ridicola che non ho mai visto, cioè, ma mai, ragazzi, mai. Cioè, un atteggiamento così, poi lo posso capire, giochi con l'Inter, va bene, giochi con l'Atalanta, che è una squadra che segna tre gol a tutti, ok, ma in casa della Fiorentina, di una squadra che nel 2024 ha vinto una partita, essere ridicolizzato in questo modo per 70 minuti è una cosa che non ci sta, dai, non l'accetto proprio. Ultimo possesso di Provedel, lungo rilancio in avanti, palla che spiove in area di rigore, chiedono tutti un fallo, di solito non è così, fischia alla fine, dai che ce la regala. Luis Alberto, che fa Luis Alberto con questo pallone? Niente, mamma mia, quando hai poche idee pure brutte. Fischio qui, finisce qui, la Fiorentina batte meritatamente la più brutta Lazio di questa stagione al termine di una partita dominata con due gol segnati, quattro pali, un rigore fallito, un'occasione creata, tante palle gol che la Fiorentina non è stata in grado di sfruttare. La Lazio in 90 minuti ha creato una sola palla gol, quella che aveva portato in vantaggio la squadra biancoceleste al termine del primo tempo. Prestazione, per quello che mi riguarda, vergognosa. Credo forse in assoluto la più brutta che a memoria ricordi della Lazio degli ultimi anni.